Economia circolare come modello di sostenibilità ambientale. Questo è il tema dell'incontro promosso dai Lions Club di Avellino, tenutosi stamane nell'auditorium dell'Istituto Tecnico Agrario Geometri De Santis d'Agostino di Avellino. All'evento hanno partecipato numerosi tecnici, docenti ed esperti. Tema più attuale perché è il tema che riguarda proprio l'ambiente e la salvaguardia della salute. E noi come due scuole, Istituto Agrario e Istituto per Geometri, abbiamo massima attenzione. All'Istituto Agrario abbiamo proprio un corso di gestione per l'ambiente territorio, quindi abbiamo questa attenzione massima, e mentre al geometra abbiamo dei corsi che riguardano l'utilizzo delle fonti rinnovabili, quindi queste due tematiche che servono proprio per salvaguardare l'ambiente e quindi questa economia circolare, proprio l'utilizzo dei materiali facendo meno rifiuti possibili e semmai riciclando tutto quello che viene prodotto. Tanto preside Giovani Geometri alla ribalta internazionale, sì. con un premio importante. Che sì, abbiamo avuto il piacere, l'onore di avere un grossissimo finanziamento per l'Erasmus, siamo arrivati primi in Campania con l'Istituto Tecnico per Geometri, capofila di un'associazione di imprese che si trovavano con l'Istituto per Geometri d'Agostino. E non in tutta Italia. È un finanziamento che dà la possibilità ai ragazzi che già si sono diplomati al geometri di andare all'estero, in Germania, a Malta, in Francia, in Spagna, per acquisire ulteriori competenze europee sul BIM, sull'utilizzo dei droni e sull'utilizzo delle stampanti 3D. E questo lo faranno all'estero in studi internazionali di ingegneria e quindi torneranno ancora più preparati di prima con queste competenze. L'obiettivo di questa nostra presenza stamattina, quindi, di fare da collante per definire le linee guida e soprattutto far declinare agli alunni delle scuole le buone pratiche. L'idea è appunto di promuovere insieme la condivisione della necessità di percorrere strade della sostenibilità per lo sviluppo sia locale che globale, centrate soprattutto sull'integrazione tra politica ambientale, politiche economiche e politiche sociali.